saranno avviati durante le festività natalizie i lavori di messa in sicurezza della scuola media Zippilli a Teramo. Un intervento da oltre 200.000 euro che in questa fase riguarderà l'adeguamento del sistema di antincendio. Si tratta della quarta e ultima scuola dove l'amministrazione comunale è intervenuta nel 2021, dopo l'inaugurazione alla Serroni di San Nicolò Tordino e all'elementare Risorgimento e San Berardo. I lavori che metteranno l'edificio scolastico in sicurezza sotto il profilo antincendio. Devo dire che l'istituto Zippilli, la Zippilli, è uno degli istituti più sicuri che abbiamo nella nostra città. Con questi lavori di messa in sicurezza antincendio, voglio dire, la struttura sarà definitivamente messa in sicurezza. Devo ringraziare la preside perché questi lavori che saranno eseguiti durante le festività natalizie rappresentano un'interferenza e questa interferenza ovviamente può creare qualche piccolo problema. Ma solo in questo modo potevamo iniziare i lavori che proseguiranno anche nelle festività pasquali e se dovesse essere necessario si arriverà anche nel periodo estivo per concludere tutte le attività. Quindi devo dire una cosa importante, avevamo un finanziamento MIUR da 50.000 euro, l'amministrazione comunale ha messo 160.000 euro che sta a significare non solo l'attenzione che riserva agli edifici scolastici ma anche voglio dire, la sensibilità sotto il profilo della sicurezza che voglio dire, è una cosa importante. Solo in questo anno nella nostra città abbiamo messo in sicurezza 6 scuole sotto il profilo antincendio ed è un risultato che credo mai nessuno abbia portato a casa. Il Comune interviene con ulteriori investimenti per migliorare determinati spazi della scuola che richiedevano insomma, delle azioni anche di manutenzione. Quindi nel tempo stiamo riqualificando zone e spazi che erano non utilizzati proprio perché in una condizione di Covid non solo abbiamo bisogno di spazi aula ma abbiamo anche bisogno di spazi che in sicurezza diano un diverso modo di approcciare la didattica e con questo intervento riusciamo a farlo, quindi siamo veramente molto contenti e soddisfatti di completare dal punto di vista della sicurezza e della qualità proprio degli spazi che si vanno a rivalutare un bel contributo anche dal punto di vista educativo e didattico.